L'ultima tornata elettorale ha dato ancora ragione al sindaco Luciano Di Lorito, che continuerà a governare la città di Spoltore per i prossimi 5 anni e portare avanti gli obiettivi che si erano predisposti. Certo, la cittadinanza e gli elettori hanno premiato la nostra richiesta di dare continuità, perché in questo primo mandato abbiamo fatto tanto e bene, però dobbiamo ancora fare altro. Ed è per questo che noi abbiamo chiesto la continuità, perché 10 anni è il tempo giusto per affrontare una serie di problemi per la nostra città, e ci hanno creduto e hanno investito su di noi, quindi un bel 60% ci hanno riconfermato. Adesso quali sono le priorità da portare avanti per il comune di Spoltore? Ma la prima priorità, che è una novità rispetto al passato, è quella appunto del nuovo piano regolatore generale, cioè ridisegnare, pianificare il futuro della nostra città, un precedente piano fermo agli anni Ottanta. Quindi mettere mano alle nuove cose per la città di Spoltore, ma stare anche vicini ai cittadini che hanno dato fiducia al sindaco. Assolutamente sì, questa è una prerogativa di un sindaco, di un amministratore locale, stare vicino ai cittadini. Abbiamo ancora da continuare delle opere che erano in corso rispetto alla precedente consigliatura, continueremo ad investire sulle scuole, ad investire nella manutenzione della città, continueremo a fare bene e faremo anche delle cose nuove per la nostra città.